Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Nintendare Callito Oggi non ho, non ho uh, la telecamera sul piedistallo perché non ho abbastanza spazio per farvi vedere tutto quello che ho però per voi oggi. Ed è l'intera collezione di Animal Crossing Amiibo Festival, compresa di edizione speciale con amiibo di Isabel e Fofò, pacchetto trio con merino, alpaca e KK. In più ho oh, singoli, Tom Nook, Agostina e uh, come si chiama eh, uh, pa, 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 Casimira? Eccolo lì. Bene, mamma mia, allora io. Uh, volevo fare il video già un paio di giorni fa Però non avevo tutto quanto Avevo solamente uh, il, uh, il bundle con il gioco e due amiibo E la l'amiibo di Tom Nook e Casimira Oggi invece sono riuscito ad ottenere in anticipo anche Agostina E il trio con Merino KK e Alpaca E quindi io ho voluto aspettare proprio di averli tutti Così potevo fare un unboxing completo E farvi vedere l'intera collezione in un unico video Bene quindi... A spostare il tutto e poi uh, adesso facciamo assieme prima l'unboxing del gioco e poi l'unboxing dei singoli amiibo. Quindi spostiamo l'ultimo, prendo il mio piedistallo, ok, e mettiamo la videocamera qua. Perfetto, va bene, quindi abbiamo qua il bellissimo Animal Crossing Amiibo Festival con l'amiibo di, uh, di Fuffi e di Fofo, vediamo allora un po' cosa ci dice la copertina, allora Qua dice, include tre amiibo cards, che sono quelle di Dora, di Grinfia e di Toppetta, e sono speciali, no? Infatti, come si può vedere, hanno un simbolo particolare, che è quello dell'amiibo di Animal Crossing, quindi non sono numerati e se, penso proprio che si possano ottenere solamente con questa edizione speciale. In più, qua dice. Uh, questa uh, confezione include Fofò solamente per un uh, periodo di tempo limitato Quindi diciamo che comunque questa confezione speciale non sarà sempre disponibile Ma è disponibile solamente per un periodo limitato assieme a Fofò Bene, adesso andiamo a vedere di fianco Qua ci dà ciò che c'è all'interno Bellissimi questi Fuffi e Fofò uh, Vediamo che c'è uh, la, confe la confezione del gioco Festival, Animal Crossing Amiibo Festival con il disco in più amibo di uh, Fuffi, amibo di Fofò. E in più le tre carte che abbiamo visto prima di Dora, Griffia e Toppetta. Andiamo a vedere l'altro lato, uh, possiamo vedere qua un'immagine che fa vedere come si usano le diverse, uh, gli diversi amiibo. Io li ho presi tutti perché praticamente non si può giocare, per quello che ho capito io, non si può giocare senza gli amiibo, perché gli amiibo fungono proprio da pedine, quindi ogni volta che è il vostro turno voi dovrete usare l'amiibo per tirare il dado, no? Quindi si, si, gioca, si gioca tutti quanti con solamente il Wii U Gamepad, non si usano gli altri Wii Remote e si usano gli, uh, gli Amiibo proprio come, che, come fossero delle vere pedine, no? Quindi ci si passa il Wii U Gamepad di giocatore in giocatore e, e si usano le pedine e si usano gli Amiibo proprio come pedine poi qua abbiamo una piccola illustrazione con quattro dei personaggi principali KK, Tom Nook, Fuffi e Agu Agostina e in più ci qua ci fa vedere un po' uh, la grafica no, della, del tabellone quindi ci sono proprio diversi, uh, diverse uh, caselline uh, dove, si, dove si può atterrare c'è uh, la, 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 uh, la busta la sacchettina con le stelline una sacchettina con le stelline speciale, non so perché è blu però non lo so la faccina felice che canta con la busta di monete si può vedere qua come proprio come questa poi c'è uh, l'albero c'è la faccina felice come qua e c'è un uovo speciale quindi vabbè poi uh, quando si giocherà al gioco si avrà la possibilità di vedere un po' bene come funziona allora uh, qua dice indossa i panni dei tuoi personaggi anim di animal crossing preferiti in una coloratissima città allora, divertiti con i tuoi amici nel gioco da tavolo di Animal Crossing. Qua dice, um, pa pa pa, vai in cerca di punti, di, felicità, di punti felicità e stelline in un gioco da tavolo ambientato in una città di Animal Crossing. Uh, happy Points: Gli Happy Points possono. I punti felicità sbloccano nuovi costumi. Ah, quindi praticamente si possono personalizzare. Poi anche gli amiibo. Gli si può mettere vestiti nuovi con cui poi uh, ci si può, si può giocare, no? Poi, qua dice. Uh, ecco qua come vi, come vi spiegavo io. Puoi usare le statuette amiibo di Animal Crossing come pedine proprio. Benissimo, quindi uh, basta, basta toccare il sensore NFC e li si può usare. Qua ci sono alcune foto, le vediamo velocemente. Abbiamo qua Fuffi, abbiamo una giornata speciale con... Uh, Com'è che si chiama il tricheco? Mm, no, non mi viene in mente. Uh, poi qua abbiamo l'aurora boreale di notte e poi qua abbiamo una delle situazioni che possono venire fuori uh, salendo su, delle, su una... Uh, su una casella, dopodiché qua dice: uh, Ci sono otto minigiochi da giocare con le carte amiibo. Ah, quindi questo qua utilizza anche le carte amiibo. Ottimo. Quindi c'è uh, bisogna scappare dall'isola deserta. Poi si può fare uh, Acorn Chase, non so cos'è la caccia a qualcosa boh. e poi c'è anche l'isola dei palloncini in cui ci si butta e si devono e si guadagnano punti saltellando da un palloncino all'altro e bisogna cercare di guadagnare più punti possibili bene poi qua sopra abbiamo un bellissimo uh, simbolo della Wii U uh, in tema Animal Crossing uh, Amiibo Festival e adesso andiamo subito uh, finalmente ad aprire questa stupenda confezione limitata ecco qua allora tiriamo fuori prima gli amiibo ah no come si fa a tirar fuori ah bisogna tirar fuori tutto ok quindi questo qua è lo sfondo come, come potete vedere e poi qua c'è il gioco e la confezione con gli amiibo e le amiibo cards scusate ok mettiamola da parte Perfetto, quindi questo qua è il manuale di istruzioni. Qua abbiamo le Amiibo cards, il gioco e i due amibo. Quindi questo qua lo spostiamo più in qua. Allora andiamo prima a, ad aprire il gioco e poi apriremo gli amibo. Quindi Animal Crossing Amibo Festival. Dietro abbiamo la stessa identica spiegazione di prima. Uh, e quindi andiamo subito ad aprirlo. E vedere come è fatto il disco. Ecco fatto. Ecco fatto, perfetto. Adoro il profumo di nuovo dei giochi della Nintendo, sono, è fantastico. Uh, manuale elettronico, informazioni importanti. Quindi, non abbiamo uh, il manuale delle istruzioni. E poi qua abbiamo il disco, bellissimo, stupendo. Animal Crossing Amiibo Festival. E qua abbiamo tutti i diversi personaggi. Perfetto. Quindi, questo è il gioco. Lo mettiamo qua Dopodiché, passiamo ad aprire gli Amiibo. Che non hanno una confezione, loro, praticamente la confezione è questa qua grossa, non è come facevano di solito che mettevano la confezione grossa, e per l'amibo che c'era all'interno lasciavano la sua confezione per questi amibo qua non hanno la confezione, poiché sono due invece di essere uno, come al solito, Te rifiudiamo. Ok. Allora, iniziamo prima con Fofò. Ma che carino che è Fofò! Allora, come potete notare, le pedine di Animal Crossing Amiibo Festival hanno questa, questa base che ricorda molto l'erba uh, all'interno di tutti gli Animal Crossing. E qua abbiamo un carinissimo Fofò che ci saluta. Oh, che bellina la sua coda, stupendo! E poi, vabbè, qua sotto le solite uh, informazioni con il codice e il simbolo Amiibo e Nintendo. Bellissimi, bene. E poi adesso andiamo a vedere la nostra amatissima Fuffi nel suo uh, completo invernale, davvero simpaticissima. Lei è sempre, uh, sempre contenta e raggiante. Anche lei c'è la sua bellissima codina, è molto. Eh, c'è tantissimi dettagli, si può vedere proprio la texture um, del suo maglione, davvero, davvero stupendo. Poi, ovviamente, il suo campanellino che spero di sentire all'interno uh, del gioco quando, quando si sposta tra um, le caselle, e insomma, devo dire che è davvero stupenda. Bene, quindi, questi qua sono i primi due amiibo che. Uh, Apriamo oggi e passiamo alle uh, uh, amiibo cards che sono incluse, come vi ho fatto vedere qua non hanno un numero perché sono speciali e li si può ottenere o solamente con questa confezione o uh, nell'interno del gioco singolo, però non lo so, non, so dirvi con, non, non ve lo so dire con certezza. Però comunque andiamo ad aprire le uh, amiibo cards di questa edizione vediamo un po' non vorrei rompere la, la plastica mamma mia oh, è impossibile aprirle prendiamo la forbice che facciamo prima così evitiamo di rovinare le carte perfetto allora, ecco qua. Olè. quindi la prima è Dora. Wow, bellissima nella sua, um, come possiamo dire, nella sua uh, uniforma da esploratrice, troppo carina. Quindi va bene, le solite informazioni, Dora uh, è una cagnolina, il suo compleanno è il 27 dicembre, quindi è un capricorno, uh, è una carta speciale di Amiibo Festival, e il suo um, simbolo è uh, sasso e il suo uh, numero di dado è 2. Poi passiamo alla prossima che è Toppetta, Oh, bellissimo Toppetta, Toppetta non è presente nella, uh, nella, prima, nella prima serie delle carte Amiibo quindi uh, è bello averlo, mi domando se, se lo si può usare all'interno di Animal Crossing Happy Home Designer però non saprei, secondo me è, uh, è, lo si può usare solamente in Amiibo Festival poiché ha questo simbolo, uh, comunque poi magari vedremo. Quindi lui è toppetta in inglese Stetches, è un orsetto di pezza. Il suo compleanno è il 10 febbraio, quindi è un acqua. Il suo uh, segno è acquario, il suo simbolo è forbice e il suo numero di dado è 6. E poi passiamo all'ultima, che è la bellissima grinfia, che neanche lei è presente nella, uh, nella prima serie, ma non so. Neanche Dora è presente nella prima serie Nessuno di questi tre è presente nella prima serie Quindi uh, è ottimo Domani esce anche la serie 2 Però io per ora uh, aspetterò ad acquistarla Perché voglio prima cercare di completare la serie 1 E poi passare alla serie 2 um, Più che altro perché poi diventi, Secondo me ne, um, Come dire Ne consegneranno ai negozi di meno E quindi è meglio completarlo adesso quindi qua abbiamo la bellissima Grinfia, che in inglese è Rosie, uh, è una gattina, il suo compleanno è il 27 febbraio, quindi il suo segno è pesci, il suo simbolo è carta e il suo numero di dado è 4. Ah, ah, no, pensavo fosse un simbolo nuovo, invece è solamente la, la canna da pesca. Quindi tutti e tre uh, sono in divisa da esploratori, tipo, no? E ognuno ha un attrezzo diverso, ad esempio lei ha la... Um, eh, come si chiama? La fionda lui ha il retino e lei ha la canna da pesca, quindi probabilmente avrà qualcosa a che fare con uh, funzionalità nel gioco. E mi sa che queste qua sono le carte a cui si riferiva nella confezione del gioco che lo possiamo rivedere qua. Uh, per fare uh, l'avventura nell'isola, secondo me, poi per ora io. Eh, devo aspettare ad usarlo, dovrò aspettare fino a Natale purtroppo perché questo qua è un regalo di Natale e, e quindi dovrò aspettare. Bene, quindi passiamo a, dopo questo ad aprire il box grosso di 3 amiibo: quindi c'è uh, KK Merino e uh, Alpaca o alpaca non so, come, non so come lo dite mi sembra che è giusto in entrambe le maniere uh, quindi sono davvero stupendi specialmente in questa grossa confezione che secondo me è anche rara cioè è più rara che trovarla in, in una confezione tutti diversi quindi qua si può vedere uh, i tre amiibo ed è triple pack infatti è un pack trio uh, compatibile con Animal Crossing Amiibo Festival uh, il tuo, i tuoi amiibo si uniscono alla festa Uh, e poi uh, i punti felicità sbloccano nuovi costumi, infatti come si può vedere qua, questi qua sono esempi di costumi che si possono uh, sbloccare, quindi ad esempio Melino può, può sbloccare questi due costumi, KK questi e uh, Alpaca questi due, e basta, qua informazioni generali su cosa possono fare gli amiibo, e basta. Bene, quindi adesso con... Prima spostiamo le carte amiibo che vorrei evitare di uh, prenderle dentro. Mentre apro e spostiamo un pochino uh, i due amiibo perfetto. Quindi, con l'aiuto del nostro fidato, fidato taglierino, ovviamente, voi uh, se siete piccoli non lo usate perché è abbastanza pericoloso. Andiamo ad aprire questo mega enorme pacco, tri pacco triplo. fatto primo lato aperto ok uh, è stato Facile più facile che aprire gli amiibo singoli, quindi abbiamo il pacco triplo. Andiamolo subito ad aprire. Wow, enorme! Mamma mia, ok. Eccolo qua. Vabbè, qua abbiamo le solite istruzioni. Niente di particolare, ecco, fatto. E tiriamoli fuori. Wow, quindi abbiamo prima alpaca, KK e Merino. Eh, e mi vuoi... Oh, ecco fatto. Ottimo, quindi uh, questi qua sono gli Amiibo uh, all'interno del pacco triplo, quindi qua abbiamo Merino nella sua uh, divisa da Carpentiere, come saprete Merino è il marito fidanzato, non si, non si è mai saputo, di Alpaca e, e entrambi lavorano... Nel negozio Ricicla e Riclea all'interno di uh, Animal Crossing New Leaf, e lui all'inizio lo vedrete dormire per tanto tempo. Poi mi sembra, dopo 20 giorni di gioco, si sveglierà e potrete modificare i mobili come volete. Bene, quindi, qua abbiamo il nostro bellissimo melino col suo bel fiocchettino dietro, davvero carino con, con il suo tipico ciuffo. Andiamo a vedere adesso Alpaca. Eccola qua, la, la scicosissima e bellissima alpaca con le sue belle ciglia in su. Oh, è troppo carina, è praticamente identica. Ho notato che ha il cuore dal lato opposto di, uh, di Merino. Merino ce l'ha dal suo lato destro, invece l'alpaca ce l'ha dal suo lato sinistro. Quindi uh, lei ovviamente è uh, tutta rosa, quindi è stupenda ed è anche uh, è davvero, davvero stupenda. Bene, quindi passiamo a KK, il nostro uh, cantante in uh, tutte le versioni di Animal Crossing, a parte New Leaf, in cui si è trasformato in DJ dal, dalla domenica al venerdì, invece di sabato sarà di nuovo così e ci uh, regalerà la, la canzone che suona come succedeva. Uh, prima, prima di New Leaf, in cui andava nella caffetteria, e uh, di sabato, il sabato sera lui suonava la sua canzone e, e poi ce la regalava, davvero stupendo. Bene, adesso passiamo ad aprire gli ultimi tre amiibo. Quindi apriamo prima quello di, quello di Casimira. Ottimo, passiamo subito ad aprirlo. Eh, mi sa che è meglio fare così ecco fatto ups è venuto fuori tutto A posto, qua perfetto. Qua abbiamo Casimira, ovviamente, libretto delle istruzioni come in tutti gli amici. E qua abbiamo la bellissima Casimira. Oh, mamma mia, come sono duri! Ole, mettiamola qua. Eccola qua. Ma che bellina, vederla dal vivo è ancora più bella e fa ancora più tenerezza. È troppo bella. Lei è Casimira, è la, una, una, uno dei primi uh, personaggi che incontriamo uh, all'interno di Animal Crossing Happy Home Designer. Infatti, lei, al contrario di tutti gli altri e di uh, KK Agostina, non era presente nelle altre versioni di Animal Crossing se non a partire da quella di Happy Home Designer. E lei è praticamente la nipote di Frodolo che per ora non è ancora uscito, probabilmente lo faranno uscire secondo me sì perché ormai è diventato un personaggio principale nella storia e um, praticamente lei è quella incaricata di aiutarci uh, nella nostra vita all'interno di Happy Home Designer come potete vedere è tutta contenta con le manine su ed è davvero bellissima, davvero stupenda con la sua coda da Lontra, è davvero bellissima. Bene, adesso passiamo ad un altro amibo che è Agostina. Eccola qua, la nostra Agostina. Andiamola subito ad aprire così la guardiamo più da vicino con tutti eh, i suoi bei aculei da riccio. Sono contento che hanno rilasciato Agostina perché lei è davvero parte essenziale di tutti i giochi di Animal Crossing. Uh, insomma, diciamo che comunque il negozio di vestiti è uh, molto importante nella storia e quindi trovo che sia giusto che anche lei diventi parte della, del, uh, di altri giochi. Perfetto. Solito manuale delle istruzioni, eccola qua. Oh, la nostra bellissima Agostina con il suo grembiule a um, quadrati, non so bene come si chiama: quadrati verde. Ed è davvero stupenda con le sue belle guanciotte arancioni. Mamma mia, che bella. Gli acculi sono davvero grossi. Questo qua è l'amibo più, più grosso tra tutti Non più alto, perché uh, al pacchemerino sono altissimi. Uh, però, sicuramente è l'amibo diciamo più voluminoso tra tutti quanti. È davvero stupenda. Anche lei c'ha la coda. Uh, è, davvero, è davvero stupenda con tutti i suoi acculi e queste due orecchine che fanno troppa tenerezza. Troppo bellina. E poi è pensierosa. No? Ha una posa pensierosa. È davvero stupenda. Passiamo all'ultimo amiibo uh, della collezione Animal Crossing uh, Amiibo Festival, che è l'amibo di Tom Nook. Che penso non userò mai. Io sono troppo cattivo. Tom Nook, sei un despota. Ci fai pagare troppo? No, scherzo, alla fine è, simp è pure simpatico. Dopo un po' su. Sarà cattivo quanto vogliamo, però alla fine ci dà la casa gratis e dobbiamo solamente pagargli un mutuo, un mutuo bello alto, però alla fine insomma uh, ci, offre, ci offre sin da subito una tenda che devo dire che è un po' scomoda all'inizio, però diciamo che, uh, diciamo che appena arrivati e senza un soldo almeno abbiamo un posto dove dormire all'interno di, di tutti i giochi. Bene, quindi di tutte le versioni di, New Lee, di Animal Crossing, scusate. Bene, quindi qua abbiamo l'ultimo Amiibo uh, di questa serie di Animal Crossing Amiibo Festival. Uh, dovrebbero uscirne altri tra più o meno... Uh, più o meno verso... Uh, Gennaio-Febbraio, mi sembra, più o meno. Uh, e quindi la, la collezione si amplierà. Oh, il nostro carissimo Tom Nook! No, che bello! Ma dai, il maglione si sentono proprio tutte tutti, eh, le, le scavature della, uh, del maglione, proprio come se fosse fatto di lana, bellissimo! Allora, questo qua è il nostro bellissimo Tom Nook, lo possiamo vedere in una posa, come se ci stesse spiegando qualcosa. E, mh, anche lui ha queste orecchine bellissime e ha quella sua bellissima coda da procione, davvero stupendo. Ovviamente il suo bel panciotto cicciotto perché te sei un uh, ingordo, brutto ingordo. No vabbè, smettiamolo di insultarlo, poverino, con questo faccino qua tutto triste. Va bene, quindi rimettiamo uh, le cose bene in vista. Qua abbiamo fatto l'unboxing di ogni singolo uh, amiibo uh, per ora presente nella collezione Animal Crossing amiibo festival. Uh, e devo dire che sono davvero felice di averli presi tutti. Tutti, tutti perché uh, è un gioco che aspettavo davvero da tanto. E voglio vedere poi che cosa, come funzionano, no? perché uh, nel, nel senso, come li si può usare all'interno del gioco. Magari uh, non lo so, fanno qualcosa di speciale. E poi mi chiedevo se li si può usare anche per Animal Crossing, amiibo. Uh, no, scusatemi, happy home designer. Uh, Magari li si può usare a, a, al posto delle carte amiibo, no? Siccome alcuni non, non le abbiamo ancora come al e Merino. E a, chi altri è che non abbiamo? Agostina mi sembra anche che non abbiamo. Comunque. Magari si può usare al posto delle amiibo cards, e anche queste, magari, amiibo cards. Le si può usare poiché uh, la serie 2 esce domani e, e quindi magari c'è la possibilità di usarle all'interno del gioco uh, invece di uh, possedere la carta. Quindi, insomma, sarà una cosa su cui dovrò investiga investigare. Vi ringrazio di aver guardato questa puntata di Nintendo Incallito. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Di lasciare commenti con uh, consigli, domande o Opinioni, uh, quando, quando prenderete voi il gioco se lo prendete magari avete qualche dubbio um, non saprei insomma potete scrivere un po' tutto quello che volete e vi ricordo di consigliare il canale ai vostri amici e di uh, iscrivervi al canale Nintendo in caldito per altri fantastici contenuti ciao